dice, prive di punti e di virgolette, dico addirittura di virgolette, ma voi potete interpretarle con la vostra mente e col vostro padre in questo libretto tutte le poesie. Per chi volesse dopo può venire qui e assaltare. Buona lettura. Va
Volevo avvisare la signora che tutto ciò che ha incaricato è già a posto. Quindi se non ha bisogno di nient'altro, io andrei. Molto bene. Hai chiuso la valigia con i miei vestiti? Sì, signora. Le ho sistemati come meglio ho potuto per non svolgerli troppo. Anche se naturalmente i vestiti quando si piegano sa come restano. Bene, perfetto. Lasciala vicino alla porta. Ci penserà il signore José per portarla giù. Mentre noi siamo via, tu fai tutto ciò che ti dice Don Armando, che immagino si trasferirà qui o magari no, chi lo sa. Per un paio di giorni non c'è bisogno che tu venga, o meglio, tre fino a lunedì. Per tutto il tempo che noi siamo in viaggio, se Don Armando non dice altro, non c'è bisogno che tu venga ogni giorno. È sufficiente che tu venga un giorno sì e un giorno no, o comunque poi vedrai. Perfetto. Allora se non ha bisogno di nient'altro, io vado. Molto bene. Ci vediamo al ritorno. Bene. Signora. Sì. Buon viaggio. Parliamo di Figenia.
io me ne vado su. È praticamente l'unica ragione per cui ho deciso di incontrarti oggi. Com'è andata la storia di Figenia con quel tuo amico Giacinto? Come se ne portava a letto alla fine? O vuoi dirmi che non è andata così? Ti ha detto che aveva buone intenzioni? Ti ha detto che avrebbe divorziato dalla moglie? Che avrebbe abbandonato i figli? Come diavolo ha fatto a infilarsi tra le sue gambe così velocemente? Vuoi la verità? Certo, grandissimo figlio di puttana, tutta la verità, ovviamente. Lo sai che cosa ho sempre pensato? Dimmi. Ho sempre creduto che le ceneri che mi hai spedito non avessero nulla a che fare con quelle di Figenia e che non fossero le sue. In ogni caso, sono sicura che non le appartenessero. E così le ho buttate nel bidone della spazzatura. Cosa possiamo fare adesso, Monica? Che cosa ne sarà di noi? Della tua sono fatti tuoi. Della mia non ti devi importare. La mia relazione maledetta con te è arrivata al capolinea in questo momento. Monica, ma non pensi che abbiamo già sofferto abbastanza? Che non possiamo soffrire ulteriormente? Che non possiamo continuare così? Oh, hai completamente ragione. Prima mettiamo fine a questa porcheria insopportabile. E meglio è. Non ero venuto con tale intenzione. Ah no? E che intenzione avevi? Di darmi un bacio con tutta la gioia del mondo e di scoparmi in camera da letto così felici, come se niente fosse? Mi sembra impossibile farmi ascoltare da te. Sì, caro, sì, ti ascolto, certo che ti ascolto, ci mancherebbe. Beviamo ancora un goccio, che ci fa bene. Ti ascolto. Certo che ti ascolto. Ti ascolto. Aspetta un secondo. Vado a prendere delle olive, delle patatine, degli anacardi molto buoni che ho comprato proprio ieri. Grazie alla collaborazione della direttrice della biblioteca Casamatense di
settore di Enaromo siamo riusciti anche a realizzare questo cortometraggio nella location anche del maestro scultore Cerroli, che ci ha portato tutto questo luogo. E il tutto è stato fatto in 5 ore una giornata. Voglio, è da specificare, perché voglio dire, lo stesso Gennaro sa perfettamente che non ha avuto il tempo neanche di provare le scene, perché è stato tutto girato in quel tempo, per cui ecco, o uno ha diciamo il mestiere, ma possiede il mestiere, poi diventa difficile realizzare questo, però la volontà di portare comunque un lavoro che parte creativo anche all'estero, perché questo è stato presentato, ripeto, secondo il Congresso Internazionale del Libro a Granada, come estensione di un libro e come dimostrazione di cosa da un libro può nascere. Vi ringrazio tutti.